che oggi faremo per la prima volta insieme il risotto ai porri. I porri del mio orto. Allora, non iniziate a dire la ricetta non giusta perché io sto seguendo la ricetta di Orazio Food Experience su YouTube, quindi date la colpa a lui se è sbagliata. Lui dice di prenderne due, ma noi abbondiamo e ne prendiamo quattro. Ok, li ho lavati, li ho tagliato le parti un po' marce. Ora tagliamo. Ieri sono andata a fare la prova di CrossFit e mi fa malissimo il braccio, quindi tagliare sta roba. In realtà non so perché, ma tagliare mi fanno male pure gli addominali. Finito! Mettiamo una padella con un po' d'olio, i porri. Intanto faccio il brodo vegetale con questo perché non ci vuoi di farlo con le verdure, ok? Qua mettiamo anche un po' d'acqua. Comunque devo dire, li ho tagliati molto uguali i pezzi. Tipo, sti cosi non si cuoceranno mai. Ora prendiamo il riso carnaroli. Ma che truffa, è nella scatola c'era sta roba. Mia mamma mi ha sempre insegnato che per ogni persona sono due pugni di riso. Ok, questo è già due, più o meno. Io ne faccio di più così ci mangiamo il riso riscaldato per una settimana. I porri devono essere sempre umidi come la nostra finestra. Ora tostiamo il riso. Comunque, oh, si stanno ben facendo sti porri. Ora li frulliamo. Ecco qua. Raga, ma si è bruciato. Il mio amico Razzo dice che non c'è la cipolla, qui non la mette, qui non la metteremo neanche noi. Ora mettiamo un po' di vino bianco che io odio. Ole! Che puzza, porca tre! Madonna, raga, io c'ho i traumi col vino, mi viene da sboccare. Brodo. Allora, Razzo dice di farlo all'onda. Oh, porca! Ole, ole! Come sta venendo bene? Assaggiamo se è buono. Non so, di una beata minta. Ora mettiamo la roba di porri. Ora burro che non ho misurato. E qua dobbiamo andare energicamente. Formaggio a sentimento. Quanto cavolo è venuto. Assaggiamo. Buonissimo. Wow. Com'è? Com'è? No, oggi è buono, Linda. Oggi è buono.